Grazie Presidente. Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, il disegno di legge è composto da 7 articoli. L'articolo 1 della proposta di legge introduce nel codice di rito un nuovo titolo, l'ottavo bis dei procedimenti collettivi, composto da 15 nuovi articoli. Nel dettaglio, l'articolo 840 bis amplia l'ambito d'applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di classe, eliminando innanzitutto, data la nuova collocazione della disciplina sottratta al codice del consumo, ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di diritti individuali omogenei. Viene poi ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. L'articolo 840 ter CPC disciplina la forma della domanda e il giudizio di ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, cosiddetto Tribunale delle Imprese, del luogo ove ha sede la parte resistente. La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica il rito sommario di cognizione. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il Tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza. Anch'essa va pubblicata entro 15 giorni sul citato portale. Il Tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente, ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. L'articolo 840 ter riproduce le cause di inammissibilità già contemplate dal codice del consumo. L'azione di classe è inammissibile infatti quando è manifestamente infondata, è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela, il ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente, è proposta da un ricorrente che non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio. L'articolo 840 quater disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La disposizione prevede che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale non possono essere presentate ulteriori azioni di classe basate su medesimi fatti e rivolte nei confronti del medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei 60 giorni, sono riunite all'azione principale. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a tutela di diritti che non potevano essere fatti valere diversamente alla scadenza del suddetto termine dei 60 giorni. Gli articoli 840 quinquies e 840 sexies disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe. In tale ambito assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione, ovvero nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Quanto all'istruzione della causa, l'articolo 840 quinquies definisce le modalità di ammissione ed esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 100.000 euro da devolvere alla Cassa delle Ammende, sia alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio.
La sentenza emessa dal Tribunale delle Imprese, che accoglie l'azione di classe a natura di accertamento della responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti. Con la sentenza, inoltre, il Tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso, da un'organizzazione o da un'associazione. Con la sentenza vengono inoltre nominati un giudice delegato per gestire la procedura di adesione e decidere sulle liquidazioni, un rappresentante comune degli aderenti. Le modalità di adesione sono indicate nel successivo articolo 840 septies, che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia. La fase successiva dell'azione di classe, disciplinata dall'articolo 840 octies, sinteticamente il procedimento prevede che entro 120 giorni dallo spirare del termine per aderire all'azione e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione, il resistente ha la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal resistente nei termini si daranno per ammessi. Entro i successivi 90 giorni il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale e il progetto è comunicato agli aderenti e al resistente. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuna degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere eventualmente al Tribunale la nomina di esperti. Entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto, gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e osservazioni. Il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al resistente, al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore. A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della Giustizia. Se il resistente provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura. Spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune come disposto dall'articolo 840 duodeces. Se al contrario il resistente non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune secondo l'articolo 840 terdeces. La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene quando le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti. Quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere. Articolo 840 quinquies dieces. L'articolo 840 novies disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta quota lite, cioè una somma che a seguito del decreto del giudice delegato il resistente deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un compenso ulteriore quindi rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come risarcimento. Anche l'autorità giudiziaria può aumentare e ridurre in misura non superiore al 50% l'ammontare del compenso liquidato sulla base dei seguenti criteri: complessità dell'incarico, del ricorso all'opera di coadiutori, alla qualità dell'opera prestata, alla sollecitudine con cui è stata svolta l'attività. Sto finendo, Presidente. Gli articoli 840 deces e un deces riguardano invece le impugnazioni. L'articolo 840 deces prevede la pubblicazione nell'area pubblica del portale telematico del Ministero della Giustizia sia degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe sia dei provvedimenti che decidono sulla impugnazione. Il ricorso rispetto all'impugnazione deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il resistente, rappresentante comune e
gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'articolo 840 novies. Quest'ultimi possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. La disposizione precisa i contenuti necessari del ricorso e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro 40 giorni dal deposito. Il Tribunale decide, ho finito, con decreto motivato entro 30 giorni. Io sulle relazioni sono abbastanza intransigente delle parti perché avete il tempo necessario, dovete coordinarvi. Il decreto impugnato. Ho terminato, Presidente, grazie. Grazie.